Ritorna l'appuntamento con la rassegna stampa Fidas, giovedì 7 giugno, vediamo cosa è successo nel corso della settimana nel mondo dell'associazionismo, del dono e del sistema sangue. E cominciamo subito il nostro giro d'Italia dalla Valle d'Aosta, dalla stampa proprio di Aosta, si legge dal generale all'infermiere, insigniti un commendatore, 5 nuovi cavalieri. Cosa è successo? Come in tante parti d'Italia, per la festa del 2 giugno sono state assegnate le onorificenze all'ordine dell'ordine al merito della Repubblica e tra gli insigniti ad Aosta anche Rosario Mele, il fondatore, sovrintendente capo tecnico infermiere alla Questura d'Aosta, che nel 2007 ha fondato l'Associazione Donatori Volontari Sangue San Michele Arcangelo, del quale è stato presidente ed è stato anche alla guida della Fidas Valle d'Aosta. Per cui ricordiamo appunto questa onorificenza che fa onore ovviamente al suo lavoro e a tutta la Fidas. In Piemonte, torinoji.it, questa mattina si legge domenica 10 giugno, la prima edizione della Scorriamo Insieme, un'iniziativa organizzata dalla Fidas ADSP e dalla AMAMI, l'Associazione Malati di Anemia Mediterranea Italiana, che prevede appunto una camminata, corsa non competitiva. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, ma essenzialmente è un'occasione per conciliare sport, divertimento ed informazione, per spiegare ai giovani il valore e l'importanza di un gesto come quello della donazione, che significa appunto impegnarsi a garantire un ricambio generazionale in un settore strategico per il sistema sanitario regionale e nazionale. Grazie all'associazione AMAMI, dicono dalla Fidas di Torino, racconteremo anche l'altra faccia della medaglia, quella di chi riceve parte del sangue donato, persone appunto affette da beta talassemia, che sono 7.000 in tutta Italia. Sempre in Piemonte, festeggiamenti riportati dalla Gazzetta di Alba per il gruppo Fidas, che celebra mezzo secolo di attività. In questo caso ci troviamo nel comune di Gallo per questi festeggiamenti che avverranno appunto domenica prossima. Riviera24.it, il sito ligure che ci racconta il premio ricevuto dagli studenti di un istituto, dell'Istituto Montale di Bordighera, che si sono distinti nella campagna Doniamo il sangue. A ricevere e a consegnare il premio il presidente provinciale della Fidas d'Imperia, Claudio Petrucci, e l'assessore regionale alla sanità della Liguria, Sonia Viale. I ragazzi che sono stati premiati hanno raccontato di aver iniziato il progetto in seguito ad un incontro con dei volontari Fidas. Ci hanno illustrato l'importanza di effettuare una donazione per salvare una e anche più vite, soprattutto ultimamente vista la carenza di sangue. Nella nostra classe, su 27 studenti, prima abbiamo donato in 15, poi dopo 6 mesi in 13, abbiamo notato che tra i nostri coetanei donare non è molto diffuso, per questo siamo voluti andare avanti in tanti formando due gruppi. E l'assessore alla sanità appunto ha espresso un plauso per l'iniziativa, e iniziative come queste sono importanti per stimolare i cittadini a recarsi, eventualmente prima di partire per le vacanze, a donare il sangue. Ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, poco personale in ospedale, respinti i giovani donatori. L'articolo di Piero Carnielutti in realtà ha un titolo un po' troppo d'effetto. In realtà, che cosa è successo? Che gli studenti di un istituto superiore di San Daniele si sono dovuti recare a donare non presso il vicino ospedale che si trova a 200 metri dalla scuola, ma arrivare fino a Gemona. L'iniziativa, il progetto si chiama Corri a donare con noi, in qualche modo quasi metaforico di questa situazione. L'istituto è l'ISIS Daronco e 44 studenti hanno effettuato una donazione di sangue tra febbraio ed aprile 2018. Due terzi di queste lo facevano per la prima volta vincendo dubbi e paure. Ma che cosa è successo? Che all'ospedale, al servizio trasfusionale dell'ospedale San Daniele, non potevano andare perché non c'erano, non c'era il personale che potesse supportare queste presenze, per cui la FDS provinciale di Udine ha messo a disposizione un pullman per questa
trasferta degli studenti. Sempre in Friuli Venezia Giulia, questa volta invece ci spostiamo in provincia di Gorizia, Staranzano, al via la campagna ABC Dona, l'iniziativa e l'appello da parte del presidente della DVS Fidas di Staranzano, Giorgio Vittori, che in occasione del 46esimo anno di fondazione si rivolge ancora una volta ai giovani. Cresce il numero dei donatori che non sono più attivi, e questo è un po' il grido di allarme del presidente. Mi rivolgo quindi ai giovani e non solo, affinché ci sia un'inversione di tendenza, altrimenti sarà un grave problema. Per questo la distribuzione di un opuscolo illustrativo dal titolo ABC Dona, con la quale intendiamo, continua Vittori, divulgare in modo semplice, visivo e accattivante alcune informazioni non esaustive sulla donazione del sangue. Pertanto a tutti i donatori aspiranti, buona lettura e buona donazione. Ancora ci spostiamo in Veneto, l'arte premia gli allievi del De Fabris, un'ulteriore iniziativa che coinvolge una scuola superiore. Come sapete, ogni volta che ci sono iniziative che riguardano gli studenti vogliamo darne sempre rilevanza, perché è importante coinvolgere i giovani, soprattutto a partire dalle scuole, sensibilizzandoli alla donazione del sangue. Quindi a Vicenza, anzi a Nove, sono state consegnate delle borse di studio da parte della sezione della FIDAS di Vicenza agli studenti del liceo artistico De Fabris. In particolare una studentessa, Martina Spagnolo, ha realizzato il nuovo logo della FIDAS per i 50 anni del gruppo di Marostica. Continua il calendario degli appuntamenti in Polesine su donazione e informazione negli incontri della FIDAS. FIDAS Polesana continua questo tour che è iniziato più di un mese fa, l'ultimo appuntamento che riguarda la comunicazione. Ci spostiamo in provincia di Brindisi, a Mesagne, quando lo sport è anche maestro per la vita di tutti, un'iniziativa che ha realizzato la FIDAS Mesagne con il locale Circolo Tennis, una raccolta straordinaria di sangue con l'autemoteca, ma soprattutto l'occasione per sensibilizzare quanti sono già in realtà sensibili a corretti stili di vita, alla passione per lo sport, anche nei confronti di un gesto di altruismo. Andiamo avanti, in Sicilia la denuncia da parte del gruppo Donatori Volontari Sangue di Paternò, una delle federate FIDAS che si trova in provincia di Catania. Pochi medici, centro sangue a rischio, un bilancio in chiaroscuro per il GDVS che quest'anno festeggia 40 anni di attività. Donazione in leggero calo, ma come sottolinea il presidente Filippo Castro, l'unità trasfusionale di Paternò dovrebbe contare su 4 medici e 4 infermieri. Al momento invece sono attivi solamente 3 medici e 2 infermieri, e per di più ai medici il contratto scade in questi giorni. Quindi si chiede fino a quando un servizio trasfusionale così importante potrà essere retto da quasi la metà delle risorse mediche e paramediche previste. Vediamo come andrà a finire. Parliamo invece di Sistema Sangue. Il Corriere della Sera il 2 giugno parla di un test del sangue che scova il cancro. Funziona in 9 pazienti su 10. È uno studio di Grail, la società di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, e di Jeff Bezos, il guru di Amazon, che hanno avuto l'idea di trovare un test universale capace di intercettare i tumori anni prima che diano sintomi. Ci stanno lavorando. Il test Grail, appunto, una sorta di santo Graal, è stato oggetto di uno studio presentato al meeting annuale dell'American Society of Clinical Oncology in corso a Chicago, e condotto su quasi 900 pazienti con il cancro e 749 persone scelte come controlli. Il test, ricorda il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia, sicuramente è interessante, anche se al momento poco affidabile. Il rischio appunto è che, se viene usato come screening, possa in realtà diagnosticare dei tumori lì dove non ci sono, e quindi ovviamente creare dei problemi ai pazienti.
La Repubblica del 5 giugno dedica un ampio spazio all'emofilia, il sangue di Luca è la normalità di un'anomalia, l'articolo a firma di Tiziana Moriconi, racconta un po' la storia partendo dalla storia di un coming out, diciamo, di un bambino di 8 anni che ha raccontato ai suoi coetanei l'emofilia. L'articolo analizza appunto le cause dell'emofilia, ma dà spazio soprattutto alla situazione attuale che riguarda le cure. È vero che al momento i malati di emofilia possono avere una vita equiparabile a quella degli altri, equiparabile non significa uguale. Qui entra in gioco il contesto sanitario, una condizione cronica pesa meno dove l'assistenza funziona e non bisogna lottare per essere curati. Cristina Cassone, la presidente della FEDEMO, la Federazione Italiana Emofilici, infatti ricorda che il percorso di assistenza dei pazienti è definito dal 2013. Numerose regioni sono molto indietro nella sua applicazione, per cui stiamo cercando, ricorda la Cassone, di andare avanti perché questo percorso di assistenza e quindi la cura delle persone con l'emofilia, che l'articolo ci racconta in modo dettagliato, sia portata avanti appunto in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Tra le cure per l'emofilia, ovviamente, il fattore ottavo donato ottenuto dal sangue dei donatori è un altro appunto elemento che vogliamo sottolineare. Con questa notizia io mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo la prossima settimana.